Questo sentiero che esiste, sì, esiste questo sentiero. Io provengo dalle grotti, quindi poche persone lo fanno, non è consigliabile perché chi non è pratico rischia cadute accidentali, peraltro si tratta di scendere in questa roccia, quindi scendere alla roccia non è semplice. È semplice perché è abituato come me, vedete la roccia? Continuo di qua, tutta pietra, bisogna stare attento alla testa perché eventuali ipotetiche cadute, ma l'ipotesi spesso può essere realtà. Non lo consigli di fare questo sentiero, io lo faccio. Anzi, qui per farlo deve esserci più di una persona. Qui si scende piano piano, senti, vedete, tac, 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 tac. Questa è la pura realtà, poi ve lo faccio vedere un'altra volta, metto il filmino là, vi faccio vedere come salgo e scendo io. Ecco qui, si scende anche qui, c'è il frascame, c'è sotto roccia abbastanza friabile, ecco qui, quindi i piedi per la naturalezza della mia posizione dei piedi dovuta ad anni di allenamento. Mi rimane molto facile, cosa che non è per gli altri. Bisogna essere allenati, avere caviglie e gambe forti, ma consideriamo che c'è pure 67 anni. Ecco qui. Come mai il tempo è migliore? Semplicemente perché qui è umido, quindi riemerge per qui. Ecco il primo. Qui c'è qualcuno che butta, qua si deve ubriacare, butta una bottiglia. Ah, ma conviene scendere perché qui forse comincia a piovere. Ecco di nuovo il pallone del taccio. Il fontanile